Buon sabato ancora una volta da parte mia. Mi piace sentirvi così energici, no? Quando dico buon sabato a momenti non sento nulla. Grazie. Ho ricordato da preparare. Oggi sono veramente contento di stare qua con voi perché è sabato e vedere i membri di chiesa a me rende troppo felice, è proprio bello. È una bellissima giornata per me e non vi preoccupate, non sarò troppo lungo, ormai conoscete le mie prediche, sapete che non sono da 3 ore, quindi poi non vi voglio vedere dormire perché mi viene sempre in mente una cosa, cioè per chi non lo sa io lavoro di notte, ma ho un problema, io di giorno faccio molta molta fatica a dormire. Allora una volta mi ricordo mio padre, era lì che mi stava facendo una testa grande così, ah ma non va bene, tu devi dormire, tu ti devi riposare, dormi, vai a letto e via dicendo. Al che gli ho detto grazie, lo so che devo dormire, però se non riesco cosa devo fare? Allora lui mi ha detto tu vai a letto, copriti, metti su YouTube una predica e vedi che ti addormenti subito. Quindi spero che non è il caso nostro di oggi. Io ho voluto intitolare questo sermone di oggi facendovi anche una domanda, cioè siete felici? Noi siamo felici dentro di noi, ma la felicità è quella vera? Io, allora inizio io, così almeno rompo un po' il ghiaccio, dopo lascio la parola a voi. Io sono, come vi ho detto, sono contentissimo di stare qua con voi, perché oggi è sabato e sono qua insieme a voi. Adesso io vi do 60 secondi, un minuto, tra di voi, chi avete vicino, parlate e ditevi se siete felici, perché, se non siete felici, perché, come mai, un minuto. Tu Sara? Sì? Bene. Certo, questo è una cosa importantissima che volevo sentire. Esatto. Tu? Top. Grazie. Devo dire che è molto bello vedervi così attivi e partecipi. Per introdurre l'argomento che vorrei trattare oggi, mi viene sempre in mente la storia di un bambino che era lì che giocava e venne obbligato da suo papà ad andare a tavola a mangiare, a sedersi. Lui con poca voglia, obbligato, dovette obbedire, andò a sedersi e dopo un periodo che era lì seduto così, a non dire niente, disse «Papà, io magari da fuori sono seduto, ma io dentro di me sono ancora lì a giocare». Questo bambino, senza rendersi conto, ha dato un principio molto importante, che indipendentemente da quello che accade all'esterno, noi possiamo decidere cosa rispondiamo dal profondo del nostro cuore. Spesso, magari non sempre, però ogni tanto io penso che succeda a tutti che magari ci troviamo qua nell'atrio, in chiesa, sabato mattina. Un sabato, fratello, come stai? Oh, tutto bene, che bello vederti. Poi invece, quando vai a parlare un po' più nel profondo con questa persona, escono i problemi, le magagne, le preoccupazioni, e quindi non è poi tutto così roseo come sembra, perché spesso quello che abbiamo dentro non è in linea con la nostra apparenza.
Io posso dire tranquillamente che potete darmi ragione tutti, credo che su questa terra c'è una lotta, il male contro il bene, e queste due forze cercano di influire sulla nostra mente. Da una parte abbiamo Satana che cerca di, col male, rubare la nostra felicità, distruggere i nostri progetti, la nostra personalità, il nostro senso di vita, e dall'altra parte abbiamo Cristo che è qui per noi, per darci una nuova possibilità, rialzarci e darci le forze per andare sempre avanti. Se voi fate caso, queste due forze lavorano, se, non sempre, ma molto spesso, attraverso le persone che ci circondano. Quindi, da un lato, ripeto, abbiamo chi ci dà critiche non costruttive, chi ci abbatte, chi ci dice cose malvagie, e dall'altra parte abbiamo le persone care, che ci vogliono bene e le sentiamo presenti nella nostra vita. Io vorrei andare a leggere con voi un versetto nella Bibbia che a me piace tantissimo, secondo me è meraviglioso, che lo troviamo in Giovanni 15 al versetto 11. E dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15, 11. Gesù con questo versetto ci dice che la sua felicità che lui vuole darci è una felicità completa ed è veramente quello che noi dobbiamo ambire nella nostra vita, una felicità completa data da Cristo. Allora adesso voglio farvi una domanda, così vi tengo attivi. Ma secondo voi cos'è la felicità? Idee, non c'è niente di giusto o sbagliato, io voglio sentire solo un po' di idee, pensieri, un paio, ne bastano. Qua vi voglio adesso. La felicità è avere Dio dentro di sé. Giusto, bravissimo, corretto. Avere la pace. Verissimo. Nonostante la certo. Devo dire che un po' mi avete colto in sorpresa perché pensavo che avreste risposto più banalmente, però mi piace così. Ah, scusami, non ti ho visto, perdonami. Scusami. Io la felicità la porto in Gesù, in Dio, perché è solo in Lui che trovo la serenità, la pace e la felicità. Tutto quello che io ho bisogno lo trovo in Lui. Dunque, quando magari un attimino dico, c'è il Signore che pensa a tutto. Certo, grazie mille. Io so cosa rende felice a me, a parte amare Dio. A me rende felice quando posso aiutare le altre persone. Sai che sei andata avanti, adesso mi hai spoilerato un attimo. Oh, perdonami. Arrivo, Altro quello che è stato detto è uno stato d'animo anche. Certo. Ecco, dunque se uno è allegro è felice. Sì, esatto, tutte cose giustissime. Qualcuno mi ha preceduto, quindi buono così. I ricercatori dicono che se sei felice e positivo hai una vita più facile. Non siete d'accordo? Io credo sia vero. Quindi positività, avere la salute, togliersi un qualche sfizio ogni tanto, no? Fare magari un qualche viaggio, non avere stress nel limite del possibile in questo mondo. E io non lo sapevo, però ho scoperto che nella gran parte delle persone la finalità della vita è la felicità. Questo non lo so, questo magari sono strano io, ma l'ho scoperto adesso preparando un po' questo sermone. E secondo loro, per averla, ci sono tre categorie che ve le elenco. Cioè le persone attorno a noi, la situazione di vita nella quale ci troviamo e i nostri averi, insomma, noi cosa abbiamo, cosa possediamo. E spesso investono in una di queste tre cose pensando di arrivare alla felicità, quando invece spesso non è così. Cioè vi faccio un esempio concreto. Conosco persone
che arrivano da un paese molto povero, che è quello di origine dei miei genitori. Decidono di andare lontano, non so, in un paese molto lontano, addirittura anche in un altro continente, per trovare quello che cercano, e quando arrivano si rendono conto che non è tutto come pensavano. Magari non si trovano con le persone, magari non si trovano con la cultura o con lo stile di vita, e quindi hanno investito tutte le loro energie in qualcosa che alla fine non gli ha dato quello che loro cercavano. Spesso ci sono delusioni negli amici, e via dicendo. Magari lo conoscete, adesso io non lo so, un neurologo. Se io vi dico il nome Viktor Frankl, vi dice qualcosa? Sì, eh? Io non lo conoscevo, ammetto. Che dice una cosa che mi ha fatto sorridere, però è troppo vera: la ricerca per la felicità va contro la felicità in sé. Cioè, è una lotta, un investimento che ognuno di noi ha e porta, che poi alla fine non riesce a goderne, ne ha solo sofferenza. E veramente questa ricerca le persone le rende molto meno felici, da come dice questo neurologo. Io vi do la risposta, magari qualcuno di voi la sa. Sapete perché è così? Perché tutto quello che noi facciamo è indirizzato solo a noi stessi. Pensiamo alle vacanze, pensiamo a comprarsi qualcosa, piuttosto che a fare un qualcosa di concreto, magari nel lavoro, via dicendo, ma è tutto indirizzato a noi stessi. Cioè, io metto me per primo, non dico niente. Quando nella Bibbia leggiamo che siamo stati creati da Dio con un senso e uno scopo, qui abbiamo la risposta. Volete essere felici? Vogliamo essere felici? Dobbiamo capire che più della felicità c'è lo scopo che Cristo ha dato nella nostra vita. E per arrivarci, io ho trovato 5 punti, che adesso ve li elenco, dopo li approfondiamo al volo senza esagerare troppo. Se no diventa veramente lungo. Però il primo è la prospettiva che noi abbiamo nella nostra vita, gli amici, fratelli e famiglia, il lavoro, aiutare il prossimo, tu che sei stata avanti, e la fiducia in Gesù Cristo. Perché io vi dico prospettiva nella nostra vita? Dobbiamo capire qual è la nostra missione, cosa Dio ha in progetto per noi nella nostra vita, cosa vuole che noi facciamo. A me piace un versetto che è Matteo 5,13, che ci dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con chi lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Qual è la funzione del sale? A cosa serve il sale? A cosa lo usiamo il sale nella vita concreta, pratica? A dare sapore al cibo, no? Ad aumentare il sapore, a farlo diventare più buono. Ma se esageriamo, come diventa? Immangiabile, no? Quindi siamo chiamati a essere il sale nella nostra società, a condire questa società, a farla una società più buona, facendo quello che Cristo ci chiede a noi. Non chiudersi, mettersi in un angolo, come faccio io adesso, diventare come un mucchio di sale che non serve a niente e diventare solo sgradevoli agli altri. Ma se non sai ancora qual è il lavoro giusto, quello che Gesù vuole per te, non è un problema. Basta pensare ai talenti che ci ha dato, e ognuno di noi ne ha tantissimi, grazie a Dio. Basta pensare ai talenti che abbiamo, a cosa dicono le persone che ci vogliono bene, quelle intorno a noi, che ci amano, i nostri desideri, e via dicendo. Il secondo punto che ho trovato è amici, fratelli e famiglia. Io sono convinto che ognuno di noi ha bisogno di avere un supporto da parte degli altri, dalle persone che ci vogliono bene nella vita. Dobbiamo investire parte delle nostre forze
nelle persone che ci amano, che ci vogliono bene, tra di noi fratelli. Siamo qua, siamo qui insieme, ci vogliamo bene. Diamoci forza gli uni gli altri. E perché ricordatevi, come vi ho detto prima, Satana lavora anche attraverso le altre persone, seminando zizzania. Spesso abbiamo quelle brutte situazioni dove abbiamo magari il membro di chiesa che magari ci dice una cosa brutta, magari che non andiamo d'accordo e via dicendo. E questo è solo opera di Satana. Terzo punto, il lavoro. Perché vi dico il lavoro? Perché gran parte della nostra giornata, io direi anche quasi tutta, bene o male la occupiamo in questo, tranne dormire, che dormire si fa ben poco. Però, in particolare, perché noi dobbiamo essere consapevoli che non lo facciamo solo per noi, ma anche per gli altri. Io penso a chi lavora nella sanità, non so se in ospedale o in casa anziani o via dicendo, fa comunque un'opera buona per le altre persone. La sanità, ad esempio, ma io posso dire il commesso nel supermercato, piuttosto che l'elettricista, indipendentemente. Se noi lo facciamo col cuore, con Cristo, è sempre una cosa svolta per il bene del prossimo. Quarto punto. Ah no, scusate, mi sono dimenticato, è molto importante. Volevo leggere con voi Salmi 128 al 2, che dice: allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Pensate se a questo aggiungiamo la consapevolezza che lo facciamo anche per gli altri, per il bene degli altri. Non è meraviglioso? Quarto punto, che a me piace tanto trattare, è aiutare il prossimo. Personalmente è una cosa che a me piace troppo. Io, chi mi conosce, sono anche in ADRA e via dicendo, quindi diciamo che è un tema che mi sta tanto a cuore. E nell'aiutare mi viene sempre in mente una storia, ma prima di raccontarvela andrei con voi in Filippesi 2:4, che dice: cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perché vi do questo versetto? Mi viene in mente sempre una storia inventata, ovviamente, di un topo che si trovava in una casa di campagna, era una famiglia povera purtroppo, e vide questi padroni di casa che stavano aprendo questa scatola. Lui pensava già che dentro c'era il formaggio, quindi festa alla grande per lui. Invece hanno tirato fuori una trappola per topi. Allora lui, tutto spaventato, cosa ha fatto? È corso nel cortile, ha iniziato a urlare a tutti gli animali che c'erano: attenzione, attenzione, c'è una trappola per topi, attenzione! Vide la gallina che gli dice: scusami, ma fondamentalmente non è un problema mio. Vide l'agnello, lui intanto continuava a urlare tutto impaurito, vide l'agnellino che gli disse: guarda amico mio, mi dispiace tanto, non posso fare niente, sarai nelle mie preghiere, ma non è che posso fare più di tanto. Lui continuava a girare, non sapeva neanche più lui cosa fare, e vide la mucca, che anche lei fondamentalmente, mi spiace, ma veditela tu, io non è cosa che mi riguarda. Sapete come è andata a finire? Quella notte, nella trappola per il topo, si ritrovò un serpente velenoso, al che la padrona di casa andò a vedere cosa è successo, il quale la morse e lei finì all'ospedale. Oltre a questo, si ammalò di influenza. Allora il marito, una volta ritornato a casa, per farla stare un po' bene, le preparò una zuppa di gallina. E secondo voi come l'ha fatta la zuppa di gallina? Al che sono venuti gli amici della famiglia a salutarli, a trovarla, a vedere come stava. Vuoi non dargli qualcosa da mangiare a queste povere persone? Quindi l'agnellino, immaginatevi la fine che ha fatto. Purtroppo la signora non ce l'ha fatta, è venuta a mancare. Sono venuti tanti parenti, tanti amici per il...
per il funerale, e prima di mandarli via ha deciso comunque di fare un pranzo per queste persone, e quindi anche la mucca non c'era più. Capite perché? Viene da sorridere, però capite perché vi ho fatto leggere Filippesi 2,4, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E vi posso dire che se volete essere felici nella vita, io l'ho provato, rendete felici gli altri. Questa è una chiave che veramente io vi assicuro che funziona. E andrei a vedere con voi Ecclesiaste 3,12, che dice: io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Quinto e ultimo punto, ma non ultimo per importanza, credo sia la fiducia in Gesù Cristo. Quindi non chiudete le Bibbie, che andiamo ancora in Geremia 17:7-8, e leggiamo: benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Se noi le nostre radici le abbiamo piantate profonde in Gesù Cristo, noi non possiamo avere altro risultato che prosperare ed essere una benedizione, primis per noi stessi, ma soprattutto anche per gli altri. Se noi affidiamo completamente la nostra vita a Cristo, anche nei momenti più difficili, noi possiamo avere la certezza che Lui è con noi per sollevarci, per portarci avanti e riuscire a superare i nostri problemi. Un'altra cosa che io credo fondamentale è riuscire a conoscere il senso della nostra vita. Qual è lo scopo che Cristo ha dato alla nostra vita? Lui cosa vuole che noi facciamo per gli altri e per la sua opera nella nostra vita? Vi assicuro che questa è una cosa che magari non sembra, però se riusciamo a scoprire questo, è qualcosa che ci aiuta ad avere molta più autostima in noi, a stare meglio fisicamente e avere più forza mentalmente. E facendo il bene per gli altri non possiamo avere altro che un ritorno positivo e benedizioni anche per noi. A me piace ricordare nella Bibbia quando dice perdonate, perdono. Perché il perdono è utile ed è detto nella Bibbia che è così utile perdonare? Perché? Come? Perdono è un dono che facciamo agli altri. Allora noi doniamo questo dono meraviglioso che fa stare bene anche a noi stessi, perché se noi non perdoniamo viviamo male e facciamo del male a noi stessi. Anche tu subito alla grande. Io confermo quello che dice, in realtà perdonando facciamo del bene a noi, perché quando siamo arrabbiati questo ci fa star male dentro. Certo. Sì, prego. Quando noi facciamo il bene agli altri lo facciamo a noi stessi. Certo, sorella. Il nostro scopo, la nostra vita è conoscere Cristo e farlo conoscere agli altri. Certo, grazie, molto importante, grazie. Sì. Io rispondo con un po' una domanda. Certo. Come posso non perdonare se Gesù mi perdona? Sai che è troppo vero quello che hai detto e non pensavo che ci arrivavi. Bellissimo. Grazie. Devo dire che vi ho sottovalutato un po', Scusatemi. No, veramente,
Come avete detto tutti, bene o male, è una cosa utile e buona per ognuno di noi, perché quando riusciamo a perdonare, riusciamo a liberarci di un peso enorme. E quello che hai detto tu mi è piaciuto tantissimo. Come faccio io a non perdonare se Cristo ha perdonato a noi? Ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha uno scopo preciso nella nostra vita, per portare il messaggio di Cristo agli altri. E io ne sono sicuro e ne sono convinto che, sapendo questo, avendo questa certezza che sono utile nelle mani di Cristo per fare il suo lavoro, io posso essere sereno e felice per tutta la mia vita. E questo penso che è una cosa che tutti possono avere, e confermo tutto questo. Grazie per la vostra attenzione, è stato veramente molto bello. E sono contento che avete partecipato in numerosi, così mi piace. Grazie.